Fatti Italiani si trova all'interno della sala relax della Badia di Un Sorriso, centro estetico spa a Roma, in via Concordia di Genova. A parlare con noi c'è la titolare Emilia Clementi. Buonasera Emilia. Buonasera a tutti. Molto suggestivo il nome del tuo locale, come mai la Badia di Un Sorriso? La Badia di Un Sorriso nasce attraverso una signora spirituale che io ho amato tantissimo, Natuzza Evolo, che presto sarà una santa. Io l'ho conosciuta, lei in un momento di disperazione, che stavo subendo una situazione veramente molto difficile, mi disse: non ti preoccupare figlia mia, tu aprirai la tua badia. Allora io ho detto: ma come posso fare, perché non ho un centesimo? Ma ha detto: figlia mia, l'angelo è con te, in 2 anni vedrai che questa cosa si verificherà. Ho detto: no, ma io ho riso, ho detto: sei matta, cioè proprio non è possibile, perché stavo subendo un lutto. E invece è successo così. Allora in 2 anni ho lavorato tantissimo col cinema, con questo lavoro dell'estetica. Mio fratello non c'è più, prima che morisse mi ha dedicato una poesia, Un Sorriso, e allora l'ho voluto chiamare la Badia di Un Sorriso, grazie a Natuzza Evolo, che si è verificato ciò che mi disse 2 anni fa. Nonostante tutto, i tuoi occhi comunque sprigionano luminosità, Emilia. Perché complimenti. Io amo Dio. Questo è stato concesso tutto attraverso la fede. Si deve avere fede, non si deve mai perdere la speranza dei propri sogni. Io ho sempre sognato di avere un centro mio, un centro grande. Ho avuto a Roma da sola, con tanti sacrifici. E se ci sono riuscita io, lo possono fare tutti. Emilia, con questa crisi che impera per ora, come si fa? I clienti continuano a venire? Sì. Che richieste hanno? Sono cambiate le esigenze? Allora, i clienti continuano a venire, ma sono sempre molto pochi, però io resisto. Proprio credo che comunque tutto si risistemerà, perché la gente ha paura di investire, di fare, però l'immagine nessuno la vuole perdere, quindi sentirsi bene, volersi bene, poi venire qua, come vedi, è un'accoglienza, c'è il bar, ci sediamo, ci prendiamo un caffè, gli faccio la manicura, gli faccio una pulizia del viso, è una casa più che un centro benessere, quindi la gente è obbligata a venire sia per curare lo spirito che per curare il proprio corpo. A livello di prodotti, avete una cura particolare, una scelta? Guarda, di... preferisco prodotti biologici, naturali, che sono comunque ormai all'ordine del giorno. Non c'è una marca specifica, perché comunque prendo tutto omeopatico, e sono contenta così perché ho grandi risultati. Vengono anche VIP qui? Sì, tanti. Bene. Me li porto tutti qui. E te li curi, te li coccoli? E me li curo e sono felice di averli, perché anche i miei clienti li faccio sentire VIP attraverso loro, perché comunque non dimentichiamo mai che sono grandi artisti, non dimentichiamolo, cioè ci sono tanti artisti che veramente meritano, e sono quelli di ieri, quelli di oggi, e spero che ci sia un presente anche per il cinema, per tutti quelli che credono in questo. La Badia di Un Sorriso a Roma, in via Concordia numero 19. Grazie ad Emilia Clementi. A te, che Giovanni Zampito è unico. Meno male.